Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del file audio della seconda parte dell'interrogatorio a Giovan Battista Ferrante. Il file audio è la registrazione dell'udienza del processo Riina e altri tenutasi a Caltanissetta lunedì 24 marzo del 1999. Giovan Battista Ferrante nasce a Palermo il 10 marzo del 1958, è stato un mafioso ed oggi un collaboratore di giustizia. È entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1980. Ha fatto parte della famiglia di San Lorenzo. In questa parte il collaboratore di giustizia viene interrogato dal giudice Nino Di Matteo. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Signor Ferranti, innanzitutto le volevo chiedere se lei ricorda l'epoca nella quale si verificò la strage di via Pipitone Federico. Sì, allora l'epoca ricordo che dovrebbe essere stato proprio nell'agosto o fine luglio o agosto del 93. Dell'83. Il periodo lo ricordo perché lì a breve praticamente dovevamo andare in ferie. L'83 lo ricordo, l'anno 83, perché è stato l'unico anno che sono stato a Rio in Brasile, quindi ricordo il particolare dell'anno per questo motivo. Rispetto alla data della strage, lei in Brasile è andato prima o dopo? È stato prima, diversi mesi prima, per il carnevale, quindi diversi mesi prima. Senta, in quel periodo, quindi 1983, lei svolgeva anche un'attività lavorativa lecita? Sì, svolgevo già da diverso tempo l'attività di autotrasportatore. Era un'attività che svolgeva individualmente, aveva una ditta, aveva una società? Sì, avevo una ditta individuale, tra l'altro rilevata da mio padre, perché anche lui faceva l'autotrasportatore, quindi avevo il mio camion e lo guidavo da me. Lei ha già detto di essere stato combinato nel 1980. Volevo sapere se tra il 1980 e il luglio-agosto 83 lei aveva già commesso dei delitti di sangue, aveva già partecipato ad omicidi ed eventualmente su incarico di chi? Sempre su incarico del Pippo Gambino, anche perché mio padre mi disse che tutto quello che mi diceva il Pippo Gambino dovevo fare. Quindi praticamente sempre lui mi diceva quello che dovevo fare. Senta, in quel periodo, e mi riferisco stavolta ancora più specificamente al 1983, al periodo antecedente alla strage Chinnici, lei che tipo di frequentazione aveva con Pippo Gambino? Cioè con quale frequenza vi incontravate ed eventualmente dove? Allora, la frequenza era almeno due volte alla settimana. I posti dove ci frequentavamo erano o a casa di Salvatore Buffa, o a casa di Mario Troia. Quando dico casa di Mario Troia,
Comunque intendo, non c'è proprio l'abitazione, il posto dove Mario Troia successivamente si è fatta la casa, perché in quel posto fino al 1983 ci abitava il fratello Enzo Troia, che è pure uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, e il posto dove ci si riuniva era praticamente il magazzino che sta sotto l'abitazione di Enzo Troia. E praticamente si trova vicino all'ospedale Cervello, proprio accanto all'ospedale Cervello. All'epoca il Gambino sapeva qual era la sua attività lecita, la sua attività di autotrasportatore, come lei ci ha appena detto. Guardi, io Pippo Gambino lo conoscevo, praticamente l'ho conosciuto da sempre, perché Pippo Gambino abitava a Villa Adriana, quindi vicino a casa mia, quindi lo conoscevo ancora prima di essere praticamente combinato. Adesso ci racconti quando, rispetto, quanto tempo prima, quindi rispetto alla strage, e da chi lei riceve, diciamo, la prima attivazione per questa strage? Allora, io praticamente del discorso strage non ho saputo niente sino a quando praticamente è stata fatta. Quello che ho saputo è stato il giorno precedente, credo proprio la stessa sera, quindi la sera precedente, o il pomeriggio, la sera, comunque è stato lo stesso giorno che Pippo Gambino mi disse appunto che l'indomani mattina avevamo da fare una cosa, quindi c'era da fare. Tengo a precisare che il da fare in Cosa Nostra chiaramente significa sempre affari illeciti. Quindi non mi disse cosa si doveva fare, ma mi disse che l'indomani mattina dovevo farmi praticamente trovare di buon mattino in un certo posto. Questo posto praticamente si trova, era nelle vicinanze di un parcheggio che si trovava, adesso non so se attualmente c'è ancora, non lo so veramente, si trovava in via Regione Siciliana, diciamo all'altezza del Motel Agip, quindi diciamo andando in direzione da Palermo verso Punta Raisi sul lato destro. Diciamo che nelle vicinanze c'è Pavan Elettronica, adesso non lo so se c'è ancora. Comunque, ripeto, per individuare il posto. Non ricordo come si chiama la via o la piazza. Sì, senta, ora poi le farò domande specifiche in maniera che lei risponda, riferisca il fatto proprio rispondendo alle mie domande. Intanto lei poc'anzi ha detto che Pippo Gambino, il giorno prima o la sera prima, le diede appuntamento di buon'ora per l'indomani mattina. Può essere più preciso sull'orario indicatole da Pippo Gambino? Credo che sia stato attorno alle 7, quindi alle 7 del mattino. Quindi le dà appuntamento in questo posto. Ce lo può descrivere? Ha già detto dov'è ubicato questo luogo, ma ci può descrivere cosa c'era? Praticamente c'era un parcheggio, mi pare che era pure custodito, un parcheggio di camion e autocarri proprio lì. Davanti c'era anche mi pare un piazzale abbastanza grande. Quindi diciamo era un parcheggio più che altro. Mi dica un po', era un posto che lei già conosceva prima di quella data o... Sì, già conoscevo perché qualche volta lì avevo accompagnato Pippo Gambino per qualche appuntamento con Raffaele Ganci, e comunque ero già un posto che conoscevo. Lei in quel momento, quindi il giorno prima o la sera prima, chiese che tipo di lavoro si doveva fare? No, non era abitudine chiedere quello che si doveva fare, anche perché, ripeto, non me lo aveva detto lui, quindi non potevo chiedere io. Andiamo all'indomani mattina.
se effettivamente lei si recò a quell'appuntamento, eventualmente anche con quale mezzo e a che ora. Allora, io credo che a quell'epoca avevo una macchina, una Golf GT, credo di colore metallizzata, comunque avevo una Golf GT e mi recai, come appunto mi disse il Gambino, alle 7 del mattino. Comunque, ripeto, non posso essere preciso sull'orario, ma era di buon mattino. Chi incontrò nel luogo fissato per l'appuntamento? Lì incontrai soltanto Pippo Gambino, che appunto mi disse che dovevo portare quel camion, dovevo seguirlo, e ad un certo punto con me sarebbe salito Nino Madonia. Difatti sono salito sul mezzo, però adesso onestamente non ricordo il particolare, se il mezzo era all'interno del recinto, quindi del posteggio, o era fuori, questo non lo ricordo con esattezza, però ricordo che c'erano le chiavi appese del camion, quindi ripeto, ho posteggiato la mia macchina, ho preso il camion e ho seguito Pippo Gambino. Ripeto, sì. Tutto quello che mi ha detto Pippo Gambino era quello di seguirlo, e poi quello di fare salire Nino Madonia e di fare tutto quello che mi avrebbe detto Nino Madonia. Senta, torniamo un attimo di poco indietro. Lei ha avuto modo di vedere come il Pippo Gambino era arrivato sul luogo dell'appuntamento? A bordo di quale mezzo? Se era arrivato a piedi? Sì, allora Pippo Gambino praticamente tutto il periodo, cioè sino a quando è stato arrestato Pippo Gambino, quindi diciamo dall'80 all'86, io gli ho conosciuto tre autovetture. Tutte e tre erano delle Renault 5 e TX. Ricordo il modello particolare perché diverse volte ho guidato io pure quelle autovetture, ed era l'unica diciamo della serie che aveva il servosterzo diciamo sulla Renault 5, quindi sono sicuro che era modello TX. Poi ripeto, se era quella verde o un'altra, mi pare Amaranto, l'altra non la ricordo. Comunque, ripeto, gli ho conosciuto tre autovetture simili. Aveva pure una Mercedes bianca Pippo Gambino, ma in quell'occasione cioè non è mai venuto con la Mercedes bianca, cioè sapevo che l'aveva perché me lo aveva detto lui, ma non l'ho mai visto con quella vettura. Quindi in quell'occasione era con una Renault 5 TX? Sì, posso aggiungerle pure questo, che le macchine prendeva tutte alla Indomar, che è una concessionaria che si trova vicino al Motel Agip, e che le macchine erano intestate tutte a persone defunte. Non so come faceva, ma le macchine le intestava a persone defunte. Lei ha detto di non ricordare precisamente dove era posteggiato questo camion con le chiavi appese, ma intanto chi glielo ha indicato? Ripeto, soltanto Pippo Gambino era con me. Ho visto lì, diciamo, in quella fase soltanto Pippo Gambino, quindi solo lui mi ha detto qual era il mezzo e quello che dovevo fare. Mi dica una cosa, tenuto conto anche che lei, per la sua attività lecita, è un esperto nel settore, ci può descrivere il camion, di che dimensioni fosse, di che colore, se lo ricorda, e di che tipo? Allora, il camion ricordo che era un leoncino ribaltabile, ma il colore veramente non lo ricordo.
ripeto, non era mio, non sapevo di chi era quel mezzo. Ricordo altro particolare che ricordo con certezza era il fatto che nel cassone posteriore aveva dei fusti in lamiera, questi che si usano per portare la calce, che precedentemente vengono usati per l'olio, quindi fusti da 200 litri. Poi c'erano delle tavole, comunque attrezzatura praticamente da muratori sopra quel cassone. Lei ebbe modo di notare se questi fusti fossero vuoti, pieni, semipieni? No, io non sono salito. Fossero puliti, sporchi? No, era, come le ho detto, era tutta attrezzatura da muratore, quindi si vedeva perfettamente che erano sporchi e quindi già usati, ma non ho visto chiaramente l'interno del bidone perché non sono salito sul cassone. Mi dico una cosa, appunto, lei ha già parlato di cassone. Ci può spiegare e descrivere proprio la composizione di questo camion e soprattutto se c'è una separazione tra il cassone e la cabina o se ci sono, ci dica lei, eventuali punti di collegamento tra la cabina e il cassone? Praticamente il camion è formato dalla cabina che è a parte e poi la trasformazione avviene in secondo tempo appunto facendo il cassone ribaltabile. Nel cassone ribaltabile e poi sopra c'è un arco in ferro con la rete metallica che è chiamato appunto paracabina, serve proprio a salvaguardare la parte posteriore della cabina e nel posteriore della cabina generalmente ci sono un grosso oblò o due oblò che servono a guardare diciamo nella parte posteriore. Quindi dalla cabina è possibile guardare e notare per esempio cosa c'è e chi c'è sul cassone o mi sbaglio? Sì. Dall'oblò si vede perfettamente cosa c'è nel cassone. Lei aveva mai guidato camion di questo tipo, del tipo Leoncino? No, io guidavo camion generalmente molto più grossi, quello che avevo io era molto più grosso, ma chiaramente abituarsi a portare un Leoncino che è un mezzo più piccolo non avevo nessun tipo di problema, anche perché, ripeto, era quello il mio mestiere, quindi salivo e scendevo dai diversi mezzi senza alcun tipo di problema. Signor Ferrante, anche approssimativamente, perché capisco che è sicuramente difficile ricordare con precisione certi particolari, quanto tempo lei e il Gambino avete sostato in questa sorta di parcheggio prima che lei prendesse il camion e seguisse la macchina del Gambino, come già ci ha detto? Guardi, non mi viene difficile quantificare adesso quanto tempo siamo stati lì. Non lo so, ma non siamo stati lì a parlare o a chiacchierare di qualcosa di particolare, perché, ripeto, non mi ha spiegato, cioè sono lì, non mi ha spiegato assolutamente niente, quindi mi ha detto soltanto che devo salire sul camion e seguirlo e basta. Quindi non posso quantificare se sono stati un paio di minuti, 5 o 10, un quarto d'ora, non riesco a quantificarli. Ecco, eravamo arrivati al punto in cui lei ha detto: mi sono messo sul camion e ho seguito il Gambino. Gambino che già le aveva detto che vi sareste dovuto incontrare con Nino Madonia. Sì. Ci può dire anche approssimativamente verso quale zona della città vi siete diretti, che tipo di tragitto, in quale zona avete percorso le vostre strade? Allora, io con esattezza come punto di riferimento posso dirle che noi siamo passati, diciamo, da Villa Sperlinga, dalla vicinanza di Villa Sperlinga in direzione Palermo,
quindi del centro di Palermo, ma esattamente quale strade abbiamo percorso, anche perché, ripeto, io, cioè, quelle strade sono praticamente quasi tutte simili, quindi mi viene difficile ricordare esattamente il percorso che abbiamo fatto, però, ripeto, posso dirle con precisione che, diciamo, nella vicinanza di Villa Sperlinga, lì ho preso Nino Madonia, che era all'angolo all'angolo, comunque, diciamo, nella strada, a piedi, quindi mi sono fermato e salito Nino Madonia con me. Prima di salire ha parlato un attimo con Ricordo che ha parlato un attimo con Pippo Gambino. Io ero rimasto chiaramente nel camion, dopodiché Nino Madonia è salito con me sulla cabina. Senta, ma quali erano le condizioni del traffico in quel momento di quella giornata a Palermo? No, non c'era, non ricordo di aver incontrato nessun tipo di traffico, forse perché di mattina, forse perché, ripeto, già era un periodo piuttosto caldo, ma non ricordo di aver avuto problemi, diciamo, di traffico. E quindi, tenuto conto di quello che ci ha detto, approssimativamente da quando siete partiti da quel luogo dell'appuntamento fino a quando avete incontrato Nino Madonia nei pressi di Villa Sperlinga, quanto tempo sarà trascorso? Guardi, quantificare questo, ripeto, mi viene difficile adesso, non ne ho assolutamente idea, quantificare quanto tempo sia passato, diciamo, dal posteggio nell'arrivare lì a prendere Nino Madonia. Comunque, ripeto, la distanza non è notevole e traffico non ricordo di averne incontrato. Ma quantificarlo in minuti mi viene difficile, cioè non potrei dirlo. Lei prima di allora aveva mai visto, conosceva già l'Antonino Madonia? Sì, Nino Madonia lo conoscevo già da diverso tempo. Con Nino Madonia eravamo, ma già credo addirittura prima, sicuramente prima, eravamo andati a mettere una bomba all'ippodromo, assieme a Salvo Madonia, suo fratello, ma ripeto, Nino Madonia già lo conoscevo da diverso tempo. Questo episodio della bomba a quando risale? Ma guarda, mi viene difficile dire quando, ma ricordo con esattezza che sono stato io e Nino Madonia a piazzarla all'interno dell'ippodromo, proprio sotto una scala. Siamo entrati lì, ma credo che sia stato forse addirittura prima, ma ripeto, non è questo il fatto. Nino Madonia lo conoscevo già da diverso tempo. Conoscevo già Salvo Madonia da diverso tempo, ancora prima di essere combinati, anzi addirittura credo che Salvo Madonia è stato combinato sicuramente qualche anno dopo di me, perché già io lo conoscevo, ma non, cioè, sapevo che non era combinato, mentre il Nino Madonia sì, ma lo conoscevo, ripeto, già da diverso tempo prima. Perché ci conoscevamo, diciamo, da ragazzi. Ha detto di avere notato il Madonia a piedi all'angolo di una strada nei pressi di Villa Sperlinga. Sì. In quel momento ha notato se il Madonia era solo o se era in compagnia ed eventualmente come era arrivato in quel posto? No, io lì ho visto soltanto Nino Madonia. Non so se era arrivato con qualcuno o con qualche vettura, non lo so questo. Nino Madonia praticamente l'ho trovato, cioè era già ad aspettarci lì praticamente nel marciapiede, ma non so come era arrivato o con chi. Ha notato che tipo di vestiario indossasse il Madonia?
Sì, è molto insolito per Nino Madonia, perché chiaramente io non l'avevo mai visto in quel tipo di abbigliamento, perché aveva dei jeans e una maglietta praticamente sporchi di calce, era praticamente vestito come un muratore. E Nino Madonia chiaramente in quelle condizioni non l'avevo mai visto né prima né l'ho mai visto dopo. Quanto durò il colloquio in quel posto tra il Gambino ed il Madonia, prima che il Madonia salisse con lei sulla cabina del camion? Ma durò poco, però ripeto, io non ero rimasto sul camion, quindi anche lì non posso quantificare quanto tempo sono stato ad aspettare lì sul camion. Tra l'altro io dalla cabina non sentivo neanche quello che i due si dicevano, perché i due parlavano praticamente al di fuori del mezzo, perché Pippo Gambino era rimasto nella macchina. Successivamente lei ha detto che Nino Madonia prese posto sulla cabina del camion. A questo punto cosa fate? In che direzione andate con il camion? Allora, Nino Madonia quando sale sul mezzo con me, sale e portava con sé un sacchetto in plastica. E quindi quando ci siamo seduti, si è seduto sul camion con me, praticamente aveva questo sacchetto in plastica. Da quel momento in poi mi dice appunto dovevamo andare. Ripeto, io le strade non so come si chiamano, anche perché lì proprio in quel punto sembrano tutte uguali, a partire diciamo, da Via Noto Bartolo ad arrivare a Villa Sperlinga, cioè, non riesco a quantificare quante traverse ci sono. Comunque posso dirle che praticamente noi siamo andati in direzione da Via Libertà. In direzione nord, quindi diciamo da Monte Pellegrino in direzione nord, seguivamo questa strada. E poi ho appreso chiaramente quando ci siamo fermati che si trattava di via Pipitone Federico, ma io, cioè, sino ad allora non sapevo come si chiamava quella strada. Ma seguivate qualcuno o era il Madonia a No, indicarle? no, era il Madonia che praticamente mi ha indicato dove e che strada dovevamo fare e dove praticamente dovevamo fermarci. Difatti, da quando l'ho preso sino al posto dove ci siamo fermati, praticamente diciamo che era molto, molto vicino. Ricordo soltanto che il senso di marcia era quello, diciamo, a salire proprio dalla Via Libertà, anche se noi non siamo andati, diciamo, in Via Libertà per arrivare proprio in quel posto. Quel posto che poi chiaramente adesso posso indicare con precisione, perché si trattava del palazzo, quindi della portineria dove poi c'è stata l'esplosione. Posso dirle con certezza che noi ci siamo fermati, praticamente c'è il portone, quindi dell'ingresso dove poi è scoppiata la bomba, una traversa che ricordo che non si poteva girare sulla destra, quindi ancora prima praticamente ci siamo fermati noi. Credo che in linea d'aria, diciamo da lì a dove è successo il fatto, potevano esserci, non lo so, 30-40 metri, ma non di più. Senta, avevo dimenticato una cosa. Dopo che lei fa salire sul camion il Madonia, il Gambino che fine fa? Cioè, dopo quel colloquio che ha avuto con il Madonia, lei l'ha visto allontanarsi, l'ha visto. Il Gambino poi se n'è andato per i fatti suoi, poi l'ho rivisto qualche altra volta,
l'ho rivisto qualche altra volta perché diciamo, girava nei dintorni, diciamo, nelle vicinanze anche dove eravamo noi. Ma oltre al Gambino che poi ho rivisto, come altre persone che ho conosciuto, Paolo, Paolo Anselmo, Francesco Paolo Anselmo, che io chiamavo, noi chiamavamo Paluzzo, quindi Paolo, poi ho rivisto, ho visto cioè, altre persone che conoscevo, ho visto Raffaele Ganci, poi ho visto, ripeto, Pippo Gambino l'ho visto qualche altra volta che girava lì, poi ho visto Giovanni Brusca, che avevo, anche lui avevo modo di averle conosciuto precedentemente. Queste sono le persone che, diciamo, quando mi sono fermato ho visto. Va bene, adesso ci arriviamo. Sì. Ha detto quindi che il tragitto fu abbastanza breve da quando lei carica sul camion Madonia a quando poi Madonia le dice di fermarvi in quel posto. Su per giù ci può indicare se si trattava di chilometri, di centinaia di metri, se quindi questo spostamento con il Madonia è durato 10 minuti, 5 minuti, pochi minuti? Guardi, credo che sia, ripeto, diciamo da dove ho preso Nino Madonia ad arrivare in quel posto lì, sicuramente ci saranno state, non lo so, forse sicuramente meno di un chilometro. Lei ha detto di avere notato, nel momento in cui il Madonia salì sul camion, che aveva con sé un sacchetto di plastica. Sì. Che tipo di sacchetto fosse, lo ricorda? No, ricordo che era un normale sacchetto di plastica, un comune sacchetto di plastica, tipo questi della spesa che si fanno nei vari supermercati, ma un normale sacchetto di plastica. In quel momento, quindi mi riferisco intanto a questo momento in cui il Madonia è sul camion con lei e vi spostate per andare dove vi interessava andare, lei ha notato cosa ci fosse all'interno del sacchetto? No, ho visto che c'era il sacchetto, ma cioè, sino a quel momento veramente non sapevo cosa ci fosse dentro quel sacchetto. Successivamente ho avuto modo di intravedere quello che c'era. Senta, e durante il tragitto, prima di posteggiare dove lei già ci ha detto, avete parlato con il Nino Madonia? Madonia le ha detto qualcosa su che tipo di lavoro si dovesse fare, che tipo di indicazioni lei dovesse seguire? Dunque, quello che mi ha detto il Madonia era, quello che dovevo fare io era praticamente quello che appena ci sarebbe stato il botto, praticamente da lì dovevamo andare via immediatamente. Però botto io, cioè mi disse che appena ci sarebbe stato il botto dovevamo andare via, ma io quando lui mi disse il discorso botto io tutto intendevo e non quello che doveva succedere, perché quello che io pensavo dal fatto che il Pippo Gambino mi aveva battuto la strada e che c'erano quei bidoni praticamente lì vuoti, e pensavo che poteva esserci o un fucile o un lanciamissili o qualcosa del genere, ma non, cioè, questo era quello che io immaginavo. Mentre siamo stati lì, poi il Nino Madonia mi diceva che già era da una settimana che spostavano macchine e che mettevano praticamente delle macchine sempre le stesse, cioè sempre lo stesso tipo di macchine per non fare allarmare nessuno, ma non mi aveva assolutamente preannunciato nient'altro. Di poter indicare che quella via dove vi siete parcheggiati
era la via Pipitone Federico. In che direzione, rispetto al luogo dove poi è avvenuta l'esplosione, si trovava parcheggiato il camion? Intendo dire, direzione via Libertà o direzione monte verso la chiesa di San Michele? Diciamo che praticamente era nello stesso lato della portineria, quindi direzione che va da via Libertà verso il viale Michelangelo, quindi verso nord. Anche se, a dire il vero, il nord si trova nella parte di Monte Pellegrino, quindi... Lasciamo stare forse nord, sud. Vabbè. Andiamo... Rispetto al mare, diciamo. Rispetto al mare, il camion... Ecco, davamo le spalle al mare, quindi a Monte Pellegrino. E quindi anche alla Via Libertà, è giusto? E quindi anche a Via Libertà, sì. Perfetto. Lei dice distanza di 30-40 metri sullo stesso lato della portineria. Le chiedo... Come lo avete posteggiato il camion? Regolarmente accanto al marciapiede, non so, a spina di pesce, in altro modo, in doppia fila? No, ricordo che il camion praticamente l'abbiamo lasciato, cioè abbiamo posteggiato così, senza nessun tipo di precauzione, anche perché poi dovevamo, cioè appena ci sarebbe stato il botto, praticamente dovevamo andare via subito. Credo che sia stato lasciato addirittura in doppia fila, ma ripeto, non c'era problema di traffico, quindi non abbiamo trovato nessun tipo di problema a lasciarlo in quel modo lì. Che tipo di visibilità c'era dal camion, quantomeno dalla cabina del camion dove era lei, rispetto al luogo dove poi è avvenuta l'esplosione? La visibilità era praticamente totale, perché immagini che dal camion, che generalmente è più alto di un'autovettura, si riesce a vedere chiaramente meglio, quindi si vedeva perfettamente tutta la strada che c'era davanti. Le è stato indicato il punto preciso dove fermarsi con il camion o è stata un'iniziativa sua di fermarsi proprio in quel punto? No, ripeto, iniziativa mia non poteva essere, perché io non sapevo materialmente dove praticamente si doveva svolgere il fatto. Tra l'altro non sapevo neanche che tipo di fatto, quindi mi disse di posteggiarmi lì e mi sono posteggiato lì. Quanto tempo siete rimasti in sosta con il camion in quel posto? E nel frangente dove si trovava Nino Madonia, e se avete ulteriormente parlato, se avete avuto ulteriori discorsi? Guardi, Nino Madonia è rimasto, diciamo, quasi tutto il tempo con me, sino a quando non è arrivata un'auto. Quello che mi disse, quello che abbiamo parlato, era appunto il fatto che già da almeno una settimana spostavano praticamente sempre le stesse auto, quindi non davano possibilità di cioè si spostava un'auto e subito dopo altri mettevano diciamo la macchina al posto dell'altra, ma solo questa. Ma quantificare quanto tempo siamo stati lì, mi creda, non mi viene difficile adesso quantificare quanto tempo siamo stati lì. Ma le spiegò in quel frangente a che cosa serviva questa attività di cui lei ha fatto cenno ora, di spostare le macchine e metterne altre? No, non mi disse. Io sono convinto che il Nino Madonia sapeva già
quello che, cioè, immaginava forse che Pippo Gambino mi aveva detto quello che si doveva fare, in realtà il Pippo Gambino non me lo disse, e quindi forse lui il fatto di dire appena ci sarà il botto praticamente ce ne dobbiamo andare immediatamente, il fatto di spostare le macchine, lui forse si collegava a discorsi che almeno immaginava che io già sapevo di quello che si doveva trattare, ma io in realtà non, cioè, fino a quel punto non lo sapevo. In questo frangente di tempo in cui siete rimasti lì, posteggiati a bordo del camion, lei ha già detto di avere notato altri uomini d'onore. In particolare ha parlato anche di Brusca. Ricorda con precisione quando ha visto il Brusca e soprattutto che cosa era intento a fare il Brusca? In che momento l'ho visto? Se l'ho visto in movimento, se l'ho visto fermo, a piedi, in macchina? Allora, io il Brusca l'ho visto chiaramente l'ho visto lì. Quando mi viene difficile da collocare, se subito quando siamo arrivati o poco tempo dopo, io ricordo che c'è stato anche in quel caso un movimento di macchine, che poi praticamente ho visto posteggiare questa autovettura, ma il Brusca poi l'ho visto quando è sceso, quindi non era più in macchina. Quindi quando è sceso e veniva nella nostra direzione, quindi ho visto il Brusca praticamente davanti, ma non è venuto da noi, perché praticamente poi se n'è andato dalla traversa dove credo che c'era il senso unico, quindi il Brusca l'ho visto scendere dalla parte della portineria verso di noi, ma non è arrivato praticamente vicino il camion, l'ho visto chiaramente perché lo conoscevo già, ma non è venuto direttamente lì da noi. Lei ha detto, ho visto, mi pare che abbia detto Brusca posteggiare questa macchina, sì. Ma quale macchina e dove? No, il tipo di macchina veramente non me lo ricordo, perché ho visto che praticamente c'è stato un movimento di macchine, perché hanno spostato una macchina e poi, come ho detto un attimo fa, è stata rimpiazzata l'altra macchina, ma il tipo di macchina non... Ma Brusca è stato protagonista di questo movimento di macchine? Io non ho capito questa cosa. Praticamente O lei lo ha visto solo a piedi? No, io ho visto che praticamente è sceso da quella macchina che era stata posteggiata e poi è andato via. Ma se poi è ritornato, ha fatto dell'altro, non lo so. E dove era stata posteggiata questa macchina dalla quale Brusca è sceso? Praticamente era stata posteggiata proprio vicino alla portineria dove il Nino Madonia guardava continuamente e diceva che praticamente era quello lì il posto, quindi il punto, la portineria. Poc'anzi lei ha detto Nino Madonia è rimasto nella cabina con me fino a quando non è arrivata una macchina. Sì. A cosa intendeva riferirsi? A quale macchina? Praticamente ricordo che è arrivata un'alfetta e si vedeva che era la macchina blindata, e quindi praticamente appena è arrivata questa alfetta Nino Madonia è sceso dalla cabina del camion ed è salito sul cassone, ma dopo che è arrivata praticamente questa autovettura. Dove si era posizionata questa alfetta? Questa macchina praticamente si è fermata proprio nelle vicinanze di quella portineria. Ricorda se posteggiò regolarmente, se si fermò in doppia fila? No, non ricordo se si fermò in doppia fila o posteggiò, non lo ricordo.
chiaramente che era la macchina che aspettava il Nino Vadonia, l'ho capito, perché era la macchina, un'alfetta blindata, si è posteggiata lì, ma non ricordo con esattezza se si era posteggiata in doppia fila oppure no. Quindi il Nino Madonia scende dalla cabina e sale sul cassone in questo frangente, giusto? Sì, il Nino Madonia è praticamente sceso dalla cabina, si è portato con sé il sacchetto ed è andato sul cassone del camion. Quanto tempo è trascorso, sempre approssimativamente, è chiaro, da questo momento fino al momento in poi dell'esplosione? Io penso che siano trascorsi forse pochi minuti. Lei cosa ricorda? Qual è il suo ricordo del momento appunto dell'esplosione? Cosa ha percepito in quel momento e cosa è accaduto subito dopo? Guardi, io quello che ricordo dell'esplosione, ricordo semplicemente e soltanto che praticamente nell'attimo in cui c'è stata l'esplosione si è oscurato tutto, cioè praticamente non si vedeva più niente, si è oscurato completamente tutto. Ripeto, forse perché non mi aspettavo quello che doveva succedere, ma ho visto praticamente il buio. Dopodiché, ripeto, il Nino Madonia cominciò a bussare nella cabina del camion e quindi appena mi sono girato ho visto il Nino Madonia che era intento a richiudere l'antenna del telecomando e praticamente metterla nel sacchetto. Dopodiché Nino Madonia è salito sul camion, io già avevo messo in moto, perché anche lì c'è stato sicuramente un'incomprensione, perché credevo che il Nino Madonia doveva salire sul mezzo, sulla cabina, per poi andare via. E invece forse lui intendeva che dovevamo andare via praticamente immediatamente dopo il botto, quindi lui sarebbe rimasto sul cassone del camion. Questo è quello che ricordo, di quell'attimo. Quindi qual è il momento in cui lei vede Nino Madonia richiudere l'antenna del telecomando? Io ho visto richiudere l'antenna del telecomando quando Nino Madonia praticamente comincia a bussare, a dare pugni sulla cabina del camion, quindi mi sono girato un attimo, perché ripeto c'erano gli oblò dalla cabina del camion e quindi si vedeva perfettamente quello che il Nino Madonia faceva lì. Ho visto questo, dopodiché, ripeto, Nino Madonia è salito sul mezzo e siamo andati via. Senta, intanto le volevo chiedere se lei ha avuto modo di notare, già ha detto l'antenna, le volevo chiedere che tipo di antenna fosse, che dimensioni avesse, e se lei ha avuto modo anche di notare il telecomando. Guardi, io le indicazioni che posso dare su quel telecomando sono molto generiche, perché ricordo che l'antenna praticamente era di quella tipo a stilo, quindi quella che si richiude su se stessa. Il telecomando ho visto che era un grosso telecomando, anche perché l'avevo visto ancora prima dal sacchetto, ricordo che era di colore nero, ricordo che era piuttosto voluminoso, ma questo è quello che ho visto così in un attimo. Ma ci può chiarire cosa intende dire quando dice l'avevo visto ancora prima nel sacchetto? Perché poc'anzi aveva detto che non aveva avuto modo di notare cosa ci fosse all'interno del sacchetto prima. Difatti io intendevo alle dimensioni, non ho capito. Al vero e proprio telecomando. Signor Ferrante, quando parla di dimensioni abbastanza grandi,
Super Giù ci può fare capire quanto fosse grande questo telecomando? Rispetto al microfono che ha davanti. Ecco. No, molto più grande. Io sicuramente non proprio come, diciamo, cioè non proprio questa dimensione qui, ma... Lei sta indicando lo scatolo che c'è sotto il microfono. Sì, quindi tipo un foglio di carta di queste dimensioni. Però, ripeto, qualcosa diciamo di approssimativo, non posso essere preciso sulle dimensioni. Ricordo, cioè, più che altro il fatto che vedevo questa grandezza era da quando era all'interno della cabina. Quindi una dimensione piuttosto voluminosa rispetto ad altri telecomandi che ho visto in altre occasioni. Lei ricorda quando sopraggiunse l'alfetta blindata e il Madonia salì sul cassone, come si appostò il Madonia? No, ripeto, il Madonia quando è salito sul cassone, chiaramente dal cassone, il cassone è giustamente ancora più alto, quindi stando in piedi il cassone è molto più alto rispetto alla cabina. Ma era in piedi il Madonia. Poc'anzi ha parlato della possibilità di una piccola incomprensione con il Madonia al momento in cui subito dopo l'esplosione vi siete allontanati dal posto dove era parcheggiato il camion. A cosa intendeva riferirsi, signor Ferrante? Io non l'ho capito bene. L'incomprensione era nel fatto appunto che quando ci sarebbe stato il botto dovevamo andare via immediatamente. Allora io ripeto, sono stato un attimo lì, forse ho perso qualche attimo di tempo, perciò c'è stato diciamo i ripetuti pugni nella cabina, perché ripeto, io pensavo che dovevamo, cioè che il Nino Madonia doveva risalire a bordo della cabina. Mentre credo che il Nino Madonia intendesse andare via direttamente mentre lui era sul cassone, quindi io potevo camminare mentre lui stava sul cassone. Ho capito. E poi che cosa si verificò? Come vi siete allontanati ed il Madonia dove si trovava quando effettivamente vi siete allontanati con il camion? Quando ci siamo allontanati praticamente il Nino Madonia poi è risalito sulla cabina, cioè dentro la cabina. Quando ci siamo allontanati ricordo che praticamente abbiamo fatto una strada appunto che girava sul lato sinistro, quindi nuovamente a sinistra, e praticamente siamo ripassati da via Pitone Federico la traversa più in giù. Quindi è corretto dire che avete tagliato la via Pipitone Federico? Sì, abbiamo attraversato nuovamente la via Pipitone Federico, perché abbiamo fatto il giro diciamo dall'altra traversa, quindi la prima a sinistra, poi nuovamente a sinistra, e abbiamo attraversato la via, di nuovo la via Pipitone Federico. Ecco. Non dal posto dove eravamo, diciamo dalla traversa più vicina a via Libertà, ecco, per intenderci. Quindi rispetto al luogo dove era parcheggiato il camion, avete attraversato la via Pipitone Federico più sotto o più sopra? Più verso via Libertà o più verso la portineria dove era avvenuta l'esplosione? No, più verso via Libertà. Ho capito. Ecco, dove vi siete diretti se in questa sua marcia lei si determinava autonomamente, se era il Madonia a dirle dove andare, e per quanto tempo il Madonia è stato a bordo del camion insieme a lei dopo l'esplosione? No, anche in quel caso il Nino Madonia mi diceva diciamo la strada che dovevo fare, anche perché dovevo nuovamente lasciarlo. Quindi nelle vicinanze di nuovo di Villa Sperlinga, o poco prima di arrivare diciamo a Villa Sperlinga, il Nino Madonia è sceso. Nel frattempo è arrivato di nuovo Pippo Gambino, perché Pippo Gambino, come ho detto un attimo fa,
praticamente ha girato, girava tutto il tempo, cioè è rimasto praticamente lì ad aspettare che si faceva il tutto. Quindi appena diciamo, è finita l'operazione, il Pippo Gambino è stato praticamente dietro di noi. A quel punto Nino Madonia è sceso, si è portato il sacchetto, quello che aveva lui, e il Pippo Gambino praticamente mi ha battuto la strada nuovamente per andare lì al posteggio dove praticamente avevamo preso precedentemente il camion. Lei ha notato, quando Nino Madonia scese dal camion, se c'erano altre persone ad aspettarlo, se c'erano posteggiate delle macchine, se si incontrò con qualcuno? No, quando praticamente lasciai Nino Madonia, l'ho lasciato e io immediatamente sono andato via. Lì non mi pare di aver notato altre persone che conoscevo dove ho lasciato Nino Madonia. Non ho capito una cosa, questo luogo dove ha lasciato Nino Madonia dopo l'esplosione era lo stesso nel quale lo aveva incontrato insieme a Pippo Gambino prima? O comunque era vicino? No, effettivamente non ricordo se era il punto esatto dove lo avevo preso precedentemente, comunque era praticamente nuovamente nelle vicinanze del diciamo di Villa Sperlinga, quindi dove praticamente lo avevo preso io. Però onestamente non ricordo se era lo stesso punto dove lo avevo lasciato, cioè dove lo avevo preso prima. Senta, successivamente, dopo che ha incontrato nuovamente Pippo Gambino, che ha detto le batteva la strada, dove vi siete diretti? Allora, io ricordo che ci siamo diretti nuovamente nel posto dove praticamente si doveva lasciare dove precedentemente avevo preso il camion. Quindi praticamente ho ripreso la macchina, quella che avevo io lasciato, e siamo andati, cioè il Pippo Gambino mi ha detto che andava praticamente a casa di Mario, cioè che dovevamo andare a casa di Mario Troia. Ma lei a quel punto parlò con Pippo Gambino di che cosa era successo, chiese che cosa fosse successo e soprattutto chi era l'obiettivo dell'attentato? No, a quel punto non abbiamo, cioè non c'è stato materialmente il tempo né di parlare né di altro. Quello che è successo è che appunto il Pippo Gambino mi disse di andare con lui lì a casa di Mario Troia. Ma lì non abbiamo parlato, cioè non ci siamo fermati lì. Nel corso della giornata avete commentato quello che era successo anche successivamente all'arrivo a casa di Mario Troia? Sì, adesso devo fare alcune precisazioni che forse non avevo fatto precedentemente. Perché quando siamo arrivati a casa di Mario Troia, praticamente siamo rimasti lì, non so, qualche ora. Siamo rimasti chi? Siamo rimasti appunto io, Pippo Gambino, e il Mario Troia era lì. Mentre prima avevo detto che il Mario Troia non era presente praticamente a quando avevamo parlato e a quello che si era detto, la cosa non risponde a realtà.
La realtà è praticamente che Mario Troia, ho capito perfettamente che era a conoscenza del fatto, anche se Mario Troia lì non c'era, ma quando siamo ritornati praticamente Mario Troia era a conoscenza, diciamo, di quello che era successo, o quello che doveva succedere. Questo glielo devo dire perché credo che precedentemente non ne avevo parlato. Ma signor Ferrante, non ne aveva parlato perché era un'omissione frutto di una dimenticanza o per altre ragioni? No, a dire il vero, all'inizio non ricordavo effettivamente i discorsi che c'erano stati con Pippo Gambino e il Mario Troia. C'era il fatto, chiaramente che non è una scusante, ma c'era il fatto che praticamente il Mario Troia era una persona ancora libera, anzi era latitante, e avevo, diciamo, approfittato del fatto che io non ne avevo parlato, avevo approfittato del fatto che non avevo ricordato veramente questi particolari. Però vuole chiarire meglio, scusi. Sì. Allora, io Mario Troia, anche perché successivamente a Mario Troia lo avevo chiamato in causa per altri fatti di sangue, e questo diciamo che precedentemente, quando ne avevo parlato, avevo dimenticato la presenza e alcuni discorsi che c'erano stati con Mario Troia. Quindi diciamo che è stato questo il fatto che, diciamo, ne avevo approfittato del fatto che non ne avevo parlato, ma adesso chiaramente il discorso devo dirlo in modo completo. Cioè, lei, quando lo ha ricordato che Mario Troia, parlando con voi, si dimostrava perfettamente a conoscenza di quello che era successo? L'ho ricordato successivamente per alcuni particolari, perché il Mario Troia praticamente poi doveva mandare qualcuno a riprendere il camioncino che era rimasto praticamente lì, quindi nel parcheggio. Ecco, l'ho ricordato dopo. Io volevo capire, anche per comprendere bene il senso di queste sue dichiarazioni, lei è stato interrogato sul punto, sull'omicidio, sulla strage del dottor Chinnici, dei carabinieri della sua scorta, il 16 luglio del 96, quindi nella prima fase della sua collaborazione. Lei, questo particolare della conoscenza di Mario Troia, lo ha ricordato dopo il luglio 96 o già lo ricordava a quel momento e non lo ha voluto indicare perché il Troia era latitante? No, forse non sono stato molto chiaro. Io, quando ho parlato di questo fatto, non ricordavo la presenza, non la presenza, perché ripeto, la presenza lì, il Mario Troia, non la ricordo perché non c'è stato. Ho ricordato successivamente alcuni, cioè il particolare soprattutto del fatto che il camion lo doveva mandare a riprendere il Mario Troia. E chiaramente da questo capisco che il Mario Troia praticamente era a conoscenza di quello che era successo. E diciamo che mi andava bene soprattutto per il fatto che il Mario Troia era latitante, e quindi avrebbe potuto in ogni caso avrebbe potuto fare qualcosa, diciamo, nei confronti forse della mia famiglia, anche perché, ripeto, i miei vivono ancora a Palermo. Ma già precedentemente il... Presidente, un attimo, si è staccato, credo, il collegamento. Sì, avrebbe potuto in ogni caso creare...
avrebbe potuto fare qualcosa, diciamo, nei confronti forse della mia famiglia, anche perché, ripeto, i miei vivono ancora a Palermo. Ma già precedentemente il... Presidente, un attimo, si è staccato? Credo il collegamento. Sì. Lei ha interrotto la sua esposizione nel momento in cui ha detto che sostanzialmente temeva che Troy, essendo latitante, potesse fare qualcosa contro la sua famiglia. Voleva aggiungere qualche altra cosa? Sì, volevo aggiungere che, cioè, il fatto che lo abbia dimenticato in precedenza è reale, anche perché, ripeto, poi... Il Mario Troia l'ho chiamato in causa per altri fatti, sicuramente non meno gravi di questo. Ripeto, è stato questo il fatto. Ma, ripeto, poi, avendo ricordato alcuni in particolari, è chiaro che adesso questa è la sede per dire tutto quello che ricordo. Il pubblico ministero però le aveva chiesto se alla data in cui aveva reso un certo interrogatorio, mi pare nel luglio del 96, lei in quella sede era già consapevole del fatto di... aveva già ricordato meglio, o a quella data effettivamente i suoi ricordi non erano ancora certi? No. E se ne ricordò dopo? No, a quella data non ricordavo la presenza di Mario Troia. Difatti non ricordavo, cioè, alcune le cose che credo di avere ricordato in più rispetto a quella data, anche perché credo che, a parte quell'interrogatorio, non ce ne siano state altre su questo fatto. Alcuni particolari ricordo che ho detto adesso in più, credo che siano il fatto che il Nino Madonia mi abbia detto che già da qualche settimana spostavano i mezzi, e dal fatto che, ripeto, Mario Troia sapeva, cioè doveva andare a far prendere il mezzo che era rimasto lì. Quindi questi sono i particolari che ho ricordato e che ho detto in questa sede, perché è chiaro che questa è la sede dove avrei dovuto aggiungere questi particolari, perché prima non credo che ci sia stata altra occasione a parte quella del luglio 96, mi pare. Quindi, per chiudere sul punto e per capirci bene definitivamente, lei, quando dice ho approfittato, intende riferirsi al fatto che noi non siamo venuti più a interrogarla sul punto, e quindi lei non ci ha mandato a dire che voleva rendere ulteriori dichiarazioni, in questo senso ne ha approfittato? Sapendo che ero imputato in questo processo, è chiaro che in questa sede avrei potuto praticamente dire gli altri ricordi che avevo appunto ricordato. L'unica circostanza, o meglio, la circostanza che le fa capire che il Troia fosse già a conoscenza di quello che era successo, è soltanto quella del fatto che doveva mandare a recuperare il camion, oppure dal contesto del discorso lei capisce che il Mario Troia era a conoscenza di quello che era successo, dell'obiettivo che era stato eliminato? No, il particolare con precisione che mi fa ricordare con esattezza che il Mario Troia sapeva qualcosa, e scaturisce proprio dal fatto che lui doveva mandare qualcuno a ritirare quel mezzo lì. E poi qualche altro particolare che mi fa ricordare, ma quello è avvenuto praticamente credo proprio quando c'è stato mi pare l'edizione del giornale L'Ora, che era nel primo pomeriggio. Mi pare che il giornale L'Ora, la prima edizione usciva, cioè l'edizione usciva credo alle 14, alle 15 del pomeriggio, e parlando di quello che era successo, il Pippo Gambino e il Mario, ma più che altro il Pippo Gambino veramente, perché io ho rappresentato il fatto che in quell'occasione praticamente era morto anche il portiere, che
secondo me non c'entrava assolutamente niente. E il Pippo Gambino praticamente mi ha detto che era tutto calcolato perché il portiere era un carabiniere. Non so se era realmente un ex carabiniere o carabiniere nel modo in cui si comportava. Disse Gambino, questo ha detto? Sì, è stato un discorso che praticamente disse Gambino, ma Mario Troia era lì, ma questo è stato nel pomeriggio. Cioè praticamente quando è uscita l'edizione del giornale. Senta, le sono stati mai spiegati, ammesso che ci fossero, i motivi specifici per i quali è stato scelto proprio lei, Ferrante, per ricoprire il ruolo che lei ci ha spiegato in questo attentato? No, praticamente il fatto è che nessuno diciamo, sapeva portare dei mezzi pesanti. Ecco, questo almeno della nostra famiglia ero l'unico che sapeva portare dei camion. Questa è una sua deduzione, e il fatto che possa esserci una relazione tra questa sua particolare competenza? No. Oppure gliel'ha detto qualcuno? No. Di questo se ne parlò perché praticamente Salvatore Biondino non sapeva portare diciamo, i mezzi pesanti, perché a quanto pare doveva andarci Salvatore Biondino, ma lui non sapeva portare i mezzi pesanti. Questo non so se Salvatore Biondino però lo sapeva, perché me lo disse Pippo Gambino, quindi non so se Salvatore Biondino lo sapeva questo particolare. Cosa le disse Pippo Gambino? Che praticamente io ero cioè per fortuna che c'ero io che sapevo guidare i camion, perché nessun altro sapeva guidare il camion, anche se Pippo Gambino i camion li guidava. Non credo che in quell'occasione avrebbe fatto questo. E sul fatto che ci dovesse andare Salvatore Biondino, le disse qualcosa di particolare Pippo Gambino? Che Salvatore Biondino praticamente il camion non lo sapeva guidare. Signor Ferrante, perché ora ha detto, riferendosi a Pippo Gambino, che pure sapeva guidare il camion, non credo però che avrebbe fatto una cosa del genere, si sarebbe messa alla guida del camion. Che cosa intendeva dire? Perché Pippo Gambino già all'epoca soffriva di dolori praticamente alle ginocchia, e molto spesso aveva della difficoltà pure a scendere dall'autovettura. Quindi suppongo che proprio in quell'occasione non lo avrebbe guidato proprio per questo motivo. Chiaramente se c'era bisogno di scappare o di andare via, il Pippo Gambino con il camion non sarebbe stato in grado di farlo. Però, ripeto, questo è un mio pensiero. Ripeto, so che Pippo Gambino guidava e aveva proprio un Leoncino e un 615 già molti, molti anni prima. Lei sa che tipo di esplosivo fu utilizzato ed eventualmente chi lo procurò? No, assolutamente no. Avevo dimenticato una domanda in riferimento al telecomando che lei ha descritto e che ha detto di avere visto subito dopo l'esplosione in mano a Nino Madonia. Lei ricorda se in questo telecomando ci fossero delle levette, dei pulsanti, cioè quale fosse il sistema di attivazione del telecomando stesso? Guardi, di pulsanti no. Però che c'era qualche leva, sì, perché chiaramente la leva si vedeva che sporgeva rispetto al telecomando. La leva, tra l'altro, l'ho intravista in quel minuto che
che praticamente mi sono girato, ma se ce n'era uno o più di una, no, ripeto, il telecomando l'ho visto per forse per una frazione di secondo, per poco tempo, ma mi viene difficile dire se c'era una o più leve o pulsanti. Senta, lei conosce dove è situato a Palermo il fondo Pipitone? Il fondo Pipitone, sì, lo conosco. Volevo capire se lo conosce per motivi di Cosa Nostra, per incontri con uomini di Cosa Nostra, o lo conosce per altri motivi? No, lo conosco sempre per questioni diciamo, che riguardano Cosa Nostra, perché Fondo Pipitone è il posto dove abita Enzo Galatolo. E lì da Enzo Galatolo, che fa parte del mandamento di Re Sultana, perché è all'acqua santa, quindi fa parte del mandamento di Re Sultana, lì diciamo al fondo Pipitone ci sono stato per diverse occasioni, sempre purtroppo criminali, quindi sempre per cose di Cosa Nostra. Per quello che è il suo ricordo, è stato mai utilizzato come base logistica o come punto di partenza per azioni omicidiarie? Sì, in diverse occasioni. Per esempio quando si è ucciso il Puccio, siamo partiti proprio da lì, da Fondo Pipitone. Quando si è fatta la strage di via Croce Rossa, siamo partiti dal Fondo Pipitone. C'erano tanti incontri che si facevano lì, diciamo a casa. Lì, noi, a parte che non lo avevamo mai chiamato come Fondo Pipitone, ma noi lo chiamavamo come in siciliano Ubaghiceddo, perché era il posto, appunto, cioè quando si diceva a Maghiro Ubaghiceddo si intendeva proprio casa di Enzo Galatolo. Quindi quel posto lì che si trova proprio in via, in fondo Pipitone. Tra l'altro si trova vicino alla manifattura tabacchi dell'Acqua Santa. Da quando lei ha ricordo di questi incontri in questo fondo Pipitone? Ma guardi, sicuramente dai primi dell'83, quando praticamente Pippo Gambino era il nostro capomandamento, lì tutti abbiamo cominciato a muoverci, quindi a conoscere praticamente diversa gente, quindi anche diversi posti, quindi anche quel posto lì. Lei ha mai visto il Nino Madonia presso questo fondo Pipitone? Come le ho detto un attimo fa, quando siamo partiti proprio per quelle occasioni, quindi per l'uccisione diciamo, del Puccio al cimitero, quando siamo partiti per la strage di via Croce Rossa, c'era il Nino Madonia, ma l'ho visto anche in tantissime occasioni lì a Fondo Pipitone. A partire da quando? Come le ho detto, dagli anni sicuramente 83, quindi fine 82-83. Lei poc'anzi, rispondendo ad una mia domanda, ha detto che già nel luglio 83 conosceva bene il Nino Madonia e aveva anche commesso un reato all'ippodromo, avevate collocato una bomba. Io le volevo chiedere, innanzitutto, se lei ha saputo le finalità di questa collocazione della bomba, se doveva servire per un fine dimostrativo, per un fine di un attentato, non so, ci spieghi lei. E poi se c'era un motivo per cui insieme a lei andò proprio il Nino Madonia. Allora, il motivo era questo qui. Innanzitutto si trattava chiaramente di un attentato a scopo di estorsione nei confronti della società che gestisce l'ippodromo. Poi il fatto che io sia andato assieme al Nino Madonia è perché praticamente alcune zone, siccome
i due mandamenti, quindi anche le due famiglie, quindi San Lorenzo e Resuttana, sono limitrofi, ci sono alcuni punti, tipo ad esempio la Favorita, un altro pezzo diciamo dalla parte di via Belgio, che praticamente sono in comune. E allora diciamo questa estorsione che doveva farsi, dovevamo andarci praticamente tutte e due le famiglie appunto di San Lorenzo e di Resuttana. Che tipo di ordigno esplosivo collocaste all'ippodromo e dove? Ma guarda, credo di averlo detto, era una bomba che praticamente avevano tra l'altro confezionato, diciamo preparato loro, l'avevano portata loro quindi in Madonia. L'abbiamo messa praticamente sotto una scala. Ricordo che c'era sotto una scala e difatti ricordo il particolare che poi è stato detto: meno male che l'abbiamo messa sotto la scala, perché se si rompeva il totalizzatore, che per fortuna non si è rotto, il danno sarebbe stato maggiore, e a quel punto, avendo avuto parecchio danno, diciamo, la società dell'ippodromo non sarebbe scesa a patti, cioè forse avrebbe abbandonato addirittura la gestione dell'ippodromo. Lei ha potuto constatare in quel caso o in altri eventualmente se il Madonia avesse una certa dimestichezza con la preparazione, il confezionamento di ordigni esplosivi e di quanto utile per azionarli? Guardi, per quanto riguarda come le ho detto un attimo fa, praticamente la bomba l'avevano preparata loro, quindi l'ha portata praticamente lui è salvo, quindi suo fratello, ma chi dei due l'abbia confezionata o preparata non lo so, perché io non ero presente in questo. Cioè, noi l'abbiamo collocata, ma l'avevano preparata loro. Ma poi successivamente come esplose questa bomba? Non so, c'era un congegno di che tipo? No, è esplosa con la miccia normale, senza alcun tipo di congegno, soltanto con la miccia. E chi attivò l'esplosione? Ma è stato il Madonia ad accendere la miccia, e noi siamo andati via, difatti dopo parecchi minuti è esplosa. Senta, lei con il Madonia, anche successivamente a questi due reati di cui abbiamo parlato, principalmente quello Chinnici, ma abbiamo anche parlato di questa collocazione della bomba all'ippodromo, che reati ha avuto occasione di commettere insieme? Guardi, sono stati... Sto parlando di Nino Madonia. Sì, di Nino Madonia. Ad esempio, a parte diciamo reati di sangue, c'è stato anche un sequestro che abbiamo fatto assieme, il sequestro diciamo di Claudio Fiorentino. Sono stati diversi i reati che abbiamo fatto con Nino Madonia. Ma per quella che è la sua conoscenza, il Nino Madonia risiedeva abitualmente a Palermo? Sì, il Nino Madonia praticamente risiedeva a Palermo, anzi con esattezza, cioè proprio con esattezza, allora posso dirle che innanzitutto nei primi anni 80, e quindi sicuramente anche in quel periodo, il Nino Madonia abitava in via Villa Giocosa, che praticamente si trova nel nostro mandamento. Anche se avevano una casa praticamente a Piazza San Lorenzo e avevano diciamo il pollaio in contrada diciamo Patti. Ma il Nino Madonia, anche quando non era praticamente latitante,
lavoro, da quando praticamente lo conosco io. Cioè, anche se non era latitante, praticamente lo faceva. Lo faceva che cosa? Di abitare da solo? Sì, praticamente abitava da solo. Credo che proprio in quel periodo abitava in, come gliel'ho detto un attimo fa, in via Villa Giocosa, o in quella zona lì. Quando dice in quel periodo, ci riferiamo al periodo della strage Chinnici? No, non esatto, cioè non ricordo se effettivamente in quel periodo, ma ripeto, nei primi anni Ottanta abitava lì praticamente, diciamo che era nel nostro mandamento, in via Villa Giocosa. Lei sa se il Madonia... Scusi, per un periodo di tempo so che ha abitato alla Daura, però adesso c'è individuare il periodo di quando abitava lì o in altri posti, questo chiaramente non mi riesce, difficile a dirlo. Comunque, so che è chiaro, abitava a Palermo. Lei sa se si sia mai recato all'estero per periodi più o meno lunghi? All'estero no, tranne quando era detenuto, ma quando era libero non mi risulta che sia mai stato all'estero. A dire, tranne quando era detenuto, appunto, scusa. Quando era detenuto non, forse non si trovava a Palermo, ma quando diciamo era libero libero, anche se ripeto faceva diciamo praticamente una vita sempre dal latitante, da quello che so io abitava sempre a Palermo. Lei lo incontrava spesso? Sì, praticamente si vedeva regolarmente. Ha avuto mai notizie di viaggi del Madonia in Germania o in Svizzera? No, veramente viaggi del Nino Madonia reali in Svizzera o in Germania non mi risulta. Però posso dirle a proposito di questo una cosa. Durante il processo Agrigento per 61, il Nino Madonia parlava che doveva far venire un testimone, forse era una signora, che doveva testimoniare a suo favore che in quel periodo lui in certi periodi praticamente era al nord Italia o qualcosa del genere. Ma chiaramente si sapeva che era... diciamo che non era una cosa reale, ma questo è stato chiaramente durante il processo Agrigento più 61, quando eravamo a volte in cella assieme o all'aria assieme, si parlava più o meno di questo, ma non senza andare nei particolari, comunque so qualcosa del genere. Ma ripeto, che se lui sia stato realmente in Svizzera o in Germania, questo non mi risulta. Ma scusi, questa signora abitava in Svizzera o in Germania? Ma no, non mi pare che si trattava della Svizzera o della Germania, perché mi pare che parlava del nord Italia e che questa signora avrebbe dovuto riferire che lui in alcuni periodi si trovava al nord Italia. Ma di Svizzera e Germania no, non mi risulta. E mi dica una cosa, il fatto che lei ha detto chiaramente non si trattava di una cosa reale, è una cosa che le disse o le fece capire Antonino Madonia? Oppure è una sua deduzione? No, mia deduzione no, a parte che, ripeto, io non so, cioè non ne sono a conoscenza che lui sia stato realmente in Germania o in Svizzera. Era una cosa praticamente che mi faceva capire, cioè era una carta che praticamente si giocava, ma non ricordo per quale omicidio praticamente si parlava nel processo Agrigento più 61. Ma le disse o le fece capire che era una carta diciamo falsa che si giocava?
che era una carta che si giocava in relazione ad un omicidio che invece aveva commesso? Sì, sicuramente, però ripeto, diceva che si doveva giocare questa carta. Non ricorda quale fosse l'omicidio? No, affatto. Ma tra l'altro, ripeto, queste sono cose che, stimolato diciamo dalle sue domande, mi stanno venendo in mente adesso. Presidente, fino a che ora possiamo proseguire? Io direi non oltre le 19:15. Possiamo anche chiudere adesso? Perché introdurremo altri argomenti, quindi... E allora sospendiamo per esigenze organizzative. Allora, la prossima udienza era fissata per il venerdì pomeriggio. L'udienza la terremo al Palazzo di Giustizia e il Ferrande continueremo l'esame, il contresame in videoconferenza. Va bene? Allora, signora, a questo punto il Presidente rinvia il processo all'udienza del 26 marzo 1999, sì, ore 15, presso l'aula della Seconda Corte d'Assise. Per la prosecuzione dell'esame dell'imputato Ferrande Giovan Battista, mediante collegamento audiovisivo a distanza. Avverte del rinvio il pubblico ministero e i difensori. E ordina per tale data la traduzione degli imputati presso le sedi con le quali dovrà essere attivata la multivideoconferenza. Dà mandato alla Cancelleria, evidentemente, di predisporre quanto necessario per il collegamento audiovisivo per l'esame dell'imputato. L'udienza è tolta, buonasera, lei si può accomodare. Presidente, mi scusi, sono l'avvocato Fabbri. Lei stamattina ha fatto un calendario che prevedeva anche la data del 29 pomeriggio. Sì. Io in quell'occasione sono impegnato innanzi la Corte di Assise di Trapani, avendo fatto scivolare la discussione di quel processo proprio in quel giorno, perché sennò avrei dovuto discutere il 26. Quindi io rappresento questo mio impedimento a presenziare. Avvocato, qualora per il 29 dovesse la Corte trattare un'attività istruttoria che mi pare di avere capito è di tipo testimoniale e dovessero essere testi, Presidente, non lo so, ai quali magari non ha un particolare interesse, potrebbe delegare qualche suo collega? Io posso cercare, però le devo dire che paradossalmente per questo difensore è molto più interessante sentire i testi verbalizzanti secondo quelli... No, dico, non so, adesso non ricordo non so su quali circostanze i testi che il pubblico ministero sono ha pronunciato... Sono i tre testi della Polizia Scientifica, Presidente, riguardano, dovrebbero riferire sui rilievi fotografici e planimetrici effettuati sia sul magazzino dove fu imbottita l'autobomba, sia in via Federico Vivitone. Comunque, avvocato, siccome abbiamo un'altra udienza, magari lei se ha modo di verificare la possibilità di una sostituzione, altrimenti me lo rappresenterà di nuovo e ne terrò conto. Voglio darne avviso subito alla Corte per tempo, perché è una notizia di oggi pomeriggio questa che ho avuto dal Presidente. Va bene. Grazie. Prego. Buonasera.